Continua imperterrita la ricerca della Roma di un nuovo attaccante per rinforzare un reparto offensivo orfano rispetto alla scorsa stagione di Lukaku, Azmoun e Belotti, e con un Ibrahim ancora in uscita. Ieri vi ho parlato dell'idea Mikautadze, attaccante georgiano del Metz. Adesso invece vi parlo di un incubo, vi parlo di un giocatore che anche solo nominarlo mi fa ricordare eventi passati, che sono ovviamente legati alla nostra Roma, che tanto mi hanno fatto soffrire, non tanto il giocatore in questione quanto più la squadra sua di appartenenza. Sto parlando ovviamente del Siviglia e, come avrete letto dal titolo, vi parlo di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997, che appunto gioca con il Siviglia in uscita dal club spagnolo, considerando anche il contratto in scadenza nel 2025 e l'idea quindi degli spagnoli di provare a cederlo in estate, cercando quantomeno di monetizzarci su piuttosto che perderlo a parametro zero la prossima stagione. Valutazione complessiva all'incirca di 20 milioni, dovuta soprattutto appunto a questo contratto in scadenza. Sul giocatore ci sono, almeno da quello che si legge sui giornali in queste ultime ore, sia la Roma di Daniele De Rossi ma anche il Fenerbahce di José Mourinho, che tra l'altro ha dichiarato ultimamente che la sua squadra non può prendere giocatori fortissimi, ricordando un po' il periodo in cui a Roma ogni secondo ripeteva che non si potevano fare determinate cose, che per carità era anche vero, però ripeterlo sempre non ti porta certo a migliorare la situazione. Ma chiudiamo velocemente questa parentesi. Chi è En-Nesyri? Innanzitutto parliamo, come detto, di un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica, che tanto bene ha fatto in queste ultime stagioni con la maglia del Siviglia, un giocatore che nell'ultima stagione ha totalizzato 20 gol e 3 assist in 41 presenze complessive in tutte le competizioni, quindi è riuscito a mantenere un'ottima media realizzativa nonostante il Siviglia negli ultimi anni, almeno in campionato, non ha fatto vedere cose straordinarie. Certamente è un lontano parente di quello che si è visto negli anni passati, eccezione fatta per il percorso europeo di un anno fa che sinceramente preferirei non ricordare, ma En-Nesyri si è comunque confermato uno dei giocatori più continui e importanti della squadra biancorossa. Attaccante alto 1,92 m, quindi comunque ben impostato fisicamente, e lo sottolineo sia perché comunque è giusto parlare delle sue caratteristiche generali, ma anche per rispondere a quelle persone che non sarebbero contente di un arrivo di Mikautadze per la sua statura, per il fatto che il giocatore non è particolarmente alto e che abbiamo comunque bisogno di giocatori un po' impostati fisicamente in mezzo al campo. E di questo sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo sul fatto che la squadra deve essere equilibrata con giocatori che possano unire tra di loro tutte le varie caratteristiche. E se Lefe, giocatore che abbiamo appena acquistato, non è grandissimo a livello fisico, è importante che magari qualcuno riesca a bilanciare questa assenza, se così possiamo dire. Così come davanti, se gente come Dybala, El Shaarawy o eventualmente Chiesa non sono così impostati a livello fisico, magari il centravanti dovrebbe esserlo. Quindi, al netto del fatto che a me Mikautadze piace molto, sotto questo punto di vista En-Nesyri sarebbe un giocatore più utile, diciamo, alla causa, essendo alto appunto 1,92 m, quindi ben impostato fisicamente e abile sia nei colpi di testa che nella finalizzazione. Tra l'altro comunque è anche un giocatore ben dotato tecnicamente, quindi oltre all'altezza sa anche gestire bene il pallone tra i piedi, ha anche un discreto dribbling, quindi è bravo anche a saltare il diretto avversario e a trovare il gol anche con poco spazio a disposizione. Fondamentalmente parliamo di un attaccante completo, un giocatore che negli ultimi anni comunque ha fatto vedere diverse caratteristiche importanti e può giocare senza troppa differenza sia magari come punta centrale che come attaccante supportato da una seconda punta. Nel caso della Roma, qualora dovesse arrivare, sarebbe lì al centro dell'attacco con gli esterni che gli dovrebbero servire i palloni giusti per metterli in porta, e quindi secondo me sarebbe un modulo ideale per sfruttare appieno le sue caratteristiche. Quindi è un giocatore che a livello di caratteristiche generali mi piace molto. Bisogna però vedere se si potrà trattare con il Siviglia. Io leggo già persone che dicono che se lo prendi non sarà il titolare. Io sinceramente non ci metterei la mano sul fuoco, nel senso che per quello che ha fatto vedere finora, per me può tranquillamente essere titolare anche alla Roma. È vero che negli ultimi anni abbiamo avuto giocatori magari a livello di rilievo più importanti, Lukaku, Dzeko, eccetera eccetera, però non sempre il nome fa il giocatore. E comunque En-Nesyri non è l'ultimo arrivato, non parliamo di uno che è esploso quest'anno, tipo Sorloth per esempio, che può essere già più complicato e più rischioso, sia perché comunque
ha fatto un anno veramente buono, e sia perché lo pagheresti più di 30 milioni, visto che la richiesta del Villarreal è quella. In questo caso tu puoi sfruttare il fatto che il contratto è in scadenza, quindi magari puoi offrire anche una ventina di milioni e proporre al giocatore un ruolo centrale, cioè magari parlare con lui e il suo entourage e fargli capire che se dovesse venire alla Roma sarebbe l'attaccante titolare e nessuno gli toglierebbe il posto. Poi dipende ovviamente da quale altro attaccante prende in quel ruolo, però di partenza secondo me Nessiri ha tutte le carte in regola per poter essere titolare. Certo, il fatto che sia di nazionalità marocchina ovviamente non è una cosa razzista, però mi dà un po' fastidio semplicemente perché tra qualche anno ritornerebbe, qualora dovesse arrivare, il discorso Coppa d'Africa. Si palesava in quest'ultimo periodo che si potesse spostare in estate, invece penso anche per questioni diciamo di temperature è stato confermato in inverno, e quindi ti toglierà un giocatore almeno per un buon mesetto, come è successo quest'anno con Ndika e Aouar. Quindi diciamo che questa può essere una cosa che può dar fastidio, però certamente non è che io valuto un giocatore da prenderlo o meno considerando appunto questo aspetto. Quindi io vi dico la verità, tra l'altro poi non prende neanche uno stipendio particolarmente importante, quindi a livello anche economico può essere sicuramente un acquisto positivo. Non è un giocatore particolarmente avanti con gli anni, quindi comunque la possibilità di poterlo rivendere a una cifra superiore ce l'hai, per quanto si spera che comunque qualcuno possa restare per tanti anni chiaramente facendo bene, però non parliamo di un 32enne che tu dici lo prendo perché voglio un apporto offensivo immediato e so già che non riuscirò a ricavarci nulla in futuro. È comunque un giocatore che può fare ancora bene, e nell'ultima stagione comunque ha mantenuto una buonissima media realizzativa, praticamente un gol ogni due partite. Magari averceli sempre diciamo giocatori di questo tipo, credo che Lukaku più o meno abbia avuto questa media, magari un pochino più bassa perché credo che abbia giocato più di 41 partite se consideriamo quelle di campionato, i gironi di Europa League, la Coppa Italia, e ha fatto un gol in più, ma credo che come media magari ha fatto meglio il marocchino. Ma detto ciò, io penso che possa essere sicuramente un degno sostituto del belga per poter dare quel pizzico di esperienza in più che serve, perché comunque non devi secondo me affidare la squadra troppo ai giovani, ma non perché faranno sicuramente male, ma perché come detto serve equilibrio tra esperienza e gioventù, e secondo me è un profilo ideale riuscire magari a completare l'attacco con lui e Mikautadze, che sarebbero diciamo attaccanti forti ma diversi tra loro per una questione puramente di caratteristiche fisiche. Non sarebbe male, ma sinceramente ho paura che ciò non succederà, o meglio bisogna vedere se riuscirà a cedere Abraham, perché comunque il giocatore resta in uscita. Da quel che ho letto ci sono ancora degli interessi della Stone Villa e di altre squadre inglesi, comunque lì credo che abbia più mercato rispetto che da altre parti, quindi comunque si può sperare in qualche modo di riuscire a cederlo. Certo è che le tempistiche in questo caso diventano fondamentali, quindi bisogna sperare chiaramente che arrivino le offerte giuste nel minor tempo possibile e che si possa cedere il giocatore e prendere il suo sostituto. Qualcuno potrebbe pensare diamogli un'altra possibilità, sinceramente gliene stiamo dando anche troppe, nel senso io credo che l'avventura di Abraham alla Roma sia fondamentalmente finita, poi magari resta e diventa di nuovo titolare, però per quello che ho visto anche a livello finalizzativo sinceramente ne dubito fortemente, e quindi vediamo un po' quello che succederà, vediamo un po' chi arriverà, perché almeno uno sicuramente deve arrivare, ma se dovesse partire anche Abraham arriveranno quasi sicuramente due centravanti. Detto questo ragazzi, allora fatemi sapere non solo che ne pensate di Nesiri, ma quali giocatori vorreste voi per il reparto offensivo giallo-rosso. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!